Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Con questa solenne celebrazione, fratelli e sorelle carissimi, comincia la settimana santa, il tempo più santo dell'anno liturgico in cui la Chiesa ci invita a entrare con tutto il nostro impegno, con tutte le nostre energie, con tutte le nostre forze, perché non esistono giorni più santi di questi. Quindi la prima cosa che vorrei dire in questa breve riflessione che faremo insieme è un invito a vivere bene innanzitutto questa celebrazione, dove abbiamo visto la commemorazione dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme tra gli Osanna, e poi 5 giorni dopo, ecco, la tragedia della crocifissione, che poi in breve vedremo qualcosina insieme. E poi la celebrazione di questa settimana, ecco, sia quelle che hanno una forma liturgica che quelle di natura devozionale, sono una più bella dell'altra. Abbiamo 3 celebrazioni liturgiche e 3 celebrazioni devozionali durante il cosiddetto Triduo Pasquale. Il Giovedì Santo c'è la solenne messa in Cena Domini, dove si commemora l'istituzione dell'Eucaristia, il dono più grande che il Signore ci ha fatto, con il gesto abbastanza noto e assai significativo della lavanda dei piedi. Il Venerdì Santo ci sarà alle 15 la splendida celebrazione della commemorazione della passione e morte del Signore, una liturgia molto austera ma molto bella, che ci fa proprio vivere e interiorizzare, ecco, la passione e la morte di nostro Signore Gesù Cristo. E sabato sera ci sarà la Vigilia Pasquale, che è in assoluto la celebrazione più importante dell'anno liturgico e la più bella. Io invito particolarmente chi non avesse mai partecipato alla Vigilia Pasquale o a qualcuna di queste celebrazioni di esserci. Sono delle ricchezze incalcolabili. La Chiesa nei suoi riti e nella sua liturgia veramente rivive e fa rivivere le opere compiute dal Signore Gesù per la nostra salvezza. A fianco a questo avremo 3 momenti di espressione devozionale. Giovedì sera faremo una vigilia di preghiera all'altare della deposizione. Perché questo? Sappiamo che dalle 9 a mezzanotte del giovedì Gesù ha sudato sangue e ha pregato nell'orto del Getsemani, e se ricordiamo bene chiese agli apostoli di fargli compagnia in quel momento drammatico. Pregate con me. Ha avuto compagnia dagli uomini quel giovedì sera? Che hanno fatto gli apostoli? Si sono addormentati. Il filosofo Pascal diceva: una volta sola nostro Signore, una, che era il Figlio di Dio, ha avuto bisogno degli uomini perché sentiva in sé l'abbandono del Padre. È stata la notte del Getsemani e gli uomini l'hanno lasciato sotto. A noi gli faremo compagnia dalle 9 a mezzanotte, che è esattamente il tempo in cui è stato pregare, sudare sangue per noi nell'orto del Giulio. Il Venerdì Santo, questa è una celebrazione molto popolare, faremo la Via Crucis cittadina per tutte le vie di Sermoneta, e sabato alle 15 faremo un'ora di compagnia alla Madonna Addolorata, che nel Sabato Santo rimase priva del Signore. Sapete che il Sabato Santo è il giorno del silenzio della Chiesa, non ci sono celebrazioni. Dalla commemorazione della Passione fino alla Vigilia di Pasqua è il tempo del silenzio della Chiesa. Quindi il silenzio che divide anche la velatura dell'estate, spero che abbiate letto il bollettino, è proprio un gesto forte che ci invita, appunto per il dolore di Gesù, a riflettere sul vuoto di una vita senza Dio e a entrare in un clima di silenzio. Questa è la settimana delle settimane, per cui comprendete voi anche lo stile con cui si dovrebbero vivere questi giorni, uno stile molto molto sobrio. Io dico sempre che il mondo si dovrebbe fermare in questa settimana. Purtroppo il mondo non si fermerà, ecco, però noi personalmente possiamo scegliere e decidere come vivere questi giorni. Un breve sguardo al Vangelo di oggi. Abbiamo sentito il racconto della Passione secondo Luca. Come abbiamo visto proprio nei giorni scorsi, nell'ultimo incontro biblico fatto, ogni evangelista ci racconta delle cose inedite. San Luca ne racconta alcune, sulla base di queste adesso le vedremo un pochino. San Luca è l'unico che racconta, primo, il fatto che Gesù a un certo punto è stato mandato da Erode da parte di Ponzio Pilato. Questo ce lo dice soltanto San Luca. San Luca è l'unico che ci racconta l'episodio del buon ladrone, unico. E San Luca è l'unico che insiste molto sul fatto che Ponzio Pilato proprio lo voleva rimandare libero a Gesù, solo che
ha avuto paura delle conseguenze di questo gesto, quindi di una sommossa di perdere un po' il potere. Per cui io vorrei brevemente riflettere su questi quattro personaggi con cui confrontarci: uno è Erode, due è Pilato, il cattivo ladrone e il buon ladrone. Vi faccio un augurio anticipato, che possiamo tutti vivere la Pasqua come buon ladrone, anche perché il buon ladrone è l'unico santo che ha canonizzato direttamente il nostro Signore. Voi sapete che i santi li canonizza il Papa, la Chiesa, ma il primo nostro Signore l'ha canonizzato lui, perché un buon ladrone gli ha detto: tu oggi vieni con me in paradiso. Voi sapete che quando un santo viene canonizzato, noi abbiamo la certezza che il santo stia in paradiso. Il primo l'ha canonizzato nostro Signore, e non era stato, quello che noi diciamo con un linguaggio feriale, uno stinco di santo durante la vita terrena, però si è fatto salvare da Gesù dicendo delle parole memorabili. Andiamo con ordine. Erode tratta Gesù da pazzo, si mette a chiedere a Gesù: dai, fammi un miracolo, fammi vedere quanto sei bravo. Come reagisce Gesù davanti a Erode? Non gli dice neanche una. Erode è l'immagine delle persone sprezzanti, delle persone peccatrici, perché vogliono essere peccatrici. Erode, sappiamo tutti, aveva sposato vivente la moglie del fratello, e aveva fatto ammazzare San Giovanni Battista, ce lo ricordiamo, no? Per il ballo di una mima, Salome che gli ha chiesto: portami la testa di San Giovanni Battista. È proprio l'immagine di un cuore che si è separato dal Signore e non vuole tornare a lui, anzi lo provoca, lo irride e lo beffeggia. Dinanzi a questi cuori Gesù fa silenzio, le statue velate, il vuoto di una vita che è senza Dio e vuole essere senza Dio perché l'ha estromessa da sé. Questa è una tragedia, spero che non riguardi nessuno di noi, ma siamo consapevoli che questa situazione purtroppo riguarda molti nostri fratelli e sorelle a noi contemporanei, per i quali dobbiamo pregare. Secondo, Ponzio Pilato. Qui Ponzio Pilato già potrebbe... Con Ponzio Pilato Gesù ci parla, perché Ponzio Pilato è simbolo dell'anima che si interroga un po', quindi non è che, però c'è quasi arrivato e poi c'ha paura, però c'ha paura delle conseguenze. Sono quelli che ci hanno di Gesù un po' paura, cioè se mi avvicino troppo chi lo sa quello che mi chiede, forse la vita mi cambia troppo, oppure mi prendono in giro, d'accordo, se vado troppo in chiesa, poi c'è la barca lì, sta sempre in chiesa, sta sempre attaccata alle sultane dei preti, sta sempre a confessarsi, e allora per paura tirano i remi in barca e abbandonano Gesù. Qui già ci potremmo un pochino stare, dobbiamo fare l'esame di coscienza. Attenzione, poi c'è il cattivo ladrone, che a noi ci sta antipatico, però attenzione che il cattivo ladrone purtroppo molti gli assomigliano un po', perché il cattivo ladrone dice questo a Gesù: scusa, ma tu sei il figlio di Dio? Ma sei veramente il figlio di Dio? E allora levami la croce, risolvi i problemi, toglimi dai guai, capito? Toglici tu anzitutto, che sei stupido a stare là sopra, e poi toglimi pure a me, no? Ma quanta gente dice al nostro Signore: esisti? Allora se esisti guarisci questa malattia, fa che mio figlio diventi più buono, toglimi tutti quanti i problemi, se non mi togli non esisti. Capite? Il grido che facevano Gesù sotto la croce: tu sei Dio, scendi dalla croce. Le parole che diceva Papa Francesco durante una festa dell'esaltazione della croce. Molta gente oggi pretenderebbe di fare un cristianesimo senza crocifisso, e infatti lo stanno togliendo dappertutto. Quindi se tu esisti mi togli la croce. E invece il buon ladrone che cosa dice? Io ti ringrazio che ci sei venuto tu sulla croce, io ci dovrei stare, non tu. Io me lo merito, non tu. E noi che diciamo? Noi siamo tutti santi o siamo un po' peccatori? Ci meritiamo di soffrire un pochino, oppure, per carità, io non ho fatto niente di male, è un'ingiustizia che sto soffrendo. Questo lo può dire soltanto nostro Signore. Allora il buon ladrone dice: tu non ci dovresti stare qui, io sì, è il contrario. Anzi, ti offro questa sofferenza, sconto dei miei peccati, perché io ce l'ho tanti da scontare. Ti chiedo solo una cosa: abbi pietà di me e ricordati di me. Finito. Allora, se siamo in queste disposizioni, è fatto.
Il buon Adrone è un grande esempio di una santità accessibile, però attenzione, mettersi in quei panni è un atto molto molto profondo. Se fosse così semplice lo faremmo tutto qua. Ecco perché una grande Pasqua la faremo, mi raccomando, se faremo bene l'esame di coscienza e faremo una grande confessione. Andiamo a dire, Signore mio, questa è la mia vita, te la presento, e quando facciamo questo, il Signore ci ha perdonato ancora prima che finiamo la confessione. E faremo una grande Pasqua. Ecco, e il mio augurio è per tutti voi che possiate fare una bella Pasqua nei panni del buon ladrone, non come Erode, non come Pilato, non come il cattivo ladrone, ma come colui che accoglie la salvezza di Gesù, lo ringrazia per quello che ha fatto per noi e si sente dire: oggi sarei con me in paradiso. Non moriremo il giorno di Pasqua, però il paradiso, se stiamo in queste disposizioni, possiamo cominciare a viverlo già da questa terra. Speriamo da questa Pasqua. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.